Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale! Allora, torno con le ossessioni del periodo beauty, ma non solo. Video che personalmente adoro. Non vi preoccupate, non mi sono dimenticata dei flop, arrivano prestissimo anche quelli. Comunque, ringrazio tantissimo Ave&May per aver sponsorizzato la prima parte del video, nonché è una collaborazione perfetta perché io sono letteralmente ossessionata da Ave&May, lo sapete, anche quando sono in live, giro video, vedete sempre candele di Ave&May accese in giro per la casa. Personalmente li adoro perché sono naturali, fatti bene, con un bellissimo claim, dei bellissimi profumi, questa ispirazione del viaggio che a me fa impazzire. Vi prego, ditemi che avete visto l'unboxing del loro calendario dell'avvento su Instagram. Se non l'avete visto la live, l'ho salvata, ve la lascio qua giù in info box. Avete detto anche voi che è uno dei più bei calendari dell'avvento fatti quest'anno. Secondo me è da paura. E vi dico, vi spoilero che non ci sono solo candele. È un calendario spettacolo. Ma vabbè, oggi vi voglio parlare di un paio di cose. Perché? Quando è uscito il calendario, vi avrei voluto parlare di qualcosa, ma era già sold out e non ho potuto. Sapete che Ava ha una linea che si chiama Foodie? Bene, io oggi vi parlo di due candele che sono Zurigo e Strasburgo, che ci si può sentire male, non sto scherzando. Già quando le aprite sentite cioccolato, caramello, dolcezza, oh mamma mia che bontà! Buonissima, scusate, non vi ho detto qual è. Lei è Zurigo, nonché la mia preferita. E poi c'è Strasburgo, che ha, no, forse mia, non so scegliere. Anche questa è cioccolatosa. Sono tutte e due molto cioccolato, caramello, dolci. Mi sa di cioccolata in tazza in una serata speciale in montagna con topping al caramello. Ecco, questo è il profumo. Buonissime. Poi è uscita una novità che però noi avevamo già trovato nel calendario dell'avvento, che è Cape Town, South Africa. Alla pratica è bellissima, verde acida spinta. E questa invece ha un profumo più fresco, più da vai a fare una vacanza in pieno inverno in un posto dove hai voglia di sole, capito? Veramente buona. Ma poi mi fanno troppo ridere le ragazze di Ave&May, che sono bravissime e simpaticissime. Hanno visto durante il calendario che a me era piaciuta tantissimo la candela Havana e quindi cosa hanno fatto? Mi hanno mandato la Maxi. Dai, la Maxi Havana. Questa io la chiamo la candela del peccato. Guardate la live, questa proprio sa di una peccaminosa serata a Cuba. Veramente. Rum, danze. Comunque, scherzi a parte, sono eccezionali. Dove pescate, pescate, seriamente, però. Io darei assolutamente un colpo a Zurigo e Strasburgo perché sono una roba da paura. Comunque sì, ci hanno dato un codice sconto, un affiliato del 55% di sconto, che è COVA55, ovviamente escluso il calendario dell'avvento e non mi ricordo cosa, ma adesso ve lo dico, i mini set e gli altri, ovviamente i prodotti in saldo perché quelli sono già scontati, sempre come il nostro codice, come sempre. Io direi di fare shopping. Bene, io ringrazio tantissimo Ave&May per aver sponsorizzato la prima parte del video e andiamo alle altre ossessioni. Chi ho l'ossessione delle felpe? Non è un segreto per nessuno. Per cui vi mostro in questo video le due che sto portando di più in questo periodo perché le adoro. Una ce l'ho addosso, presa su Amazon, adorata, ha un marchio di quelli in esclusiva Amazon, Ica, non mi ricordo il nome. Comunque vi lascio come sempre tutti i link giù in info box. E è bellissima perché ha questo collo particolare, le due tasche davanti, è calda, bella morbida, ha un tessuto bellissimo, sembra una felpa costosa senza esserla. E l'altra, me l'avete vista, siete impazzite anche voi, è quella di Diseguale della collezione Mickey Mouse. Cioè, io la adoro, me l'avete vista indossata già 100 volte sia in live che su YouTube, quindi non vi dico niente di nuovo, ma la adoro follemente. Io di entrambe ho preso l'XL. E quindi ve le stra consiglio. Poi, vabbè, allora che ho l'estensione dei calendari dell'avvento, si sa, quello non c'è neanche bisogno di dirlo. Ma è il periodo dell'anno in cui ho anche l'ossessione per i kit, soprattutto i mini kit. Non so, a questo periodo ho la mini kit mania. Allora, vi faccio vedere gli ultimi che ho presi, che sono preso, che sono assolutamente le ossessioni. Numero uno. Questo è da correre a comprare, è Kajali Love Huda Beauty Power Duo e avete Deja Vu, che è il profumo fiorito con la vaniglia, buonissimo, da 10 ml. E poi avete il matte lipstick nel colore Interview,
che è anche il mio colore preferito dei rossetti di questa linea di Huda Beauty, cioè anche come idea regalo, ma non è uno splendore. Poi, ovviamente, cioè, la mini Metropolis con il mini pennello di Natasha, cioè, dai. E sempre di Natasha, la glam da appendere. Io vorrei un albero di Natale tutto di palette rossetti così appesi. Se raggiungo abbastanza mini kit, faccio un mini albero di Natale da tavolo, tutto con i mini kit appesi. Oh, magari. Poi ho preso questa meraviglia di Fresh, che tra l'altro è in sconto su Sephora, vi lascio il link qua sotto, dove c'è dentro la Rose Petal Soft Lip Cream, lo Sugar Lip Polish e invece in full size il Rosé dello Sugar Fresh, il balsamo labbra. Bellissimo anche questo. E l'ultimo che ho preso è anche questo qua, pagato niente, di KVD Vegan Beauty, che si chiama Three Wishes, e c'è dentro la mini cake pencil, che mi piace molto, la cake pencil di Kat, soprattutto la metto nella rima interna superiore perché non mi stampa sotto, l'adoro. Poi c'è il Go Big or Home, che adoro, la mascara, e il rossetto liquido nella shade Outlaw. Ditemi che non è anche bellissimo da regalare. Comunque ne compro in continuazione, questi sono gli ultimi arrivati. Poi, assoluta ossessione per il piegaciglia di Refra. Avrei dovuto mettere anche i pennelli, ma lo sapete già. Però proprio il piegaciglia non lo metto mai giù. Cioè, da che io l'ho preso, ho ordinato un backup, vi dico solo questo. Da che l'ho preso, io ho messo via tutti gli altri e lo uso sempre, tutti i giorni. Cioè, proprio è un game changer. Se anche voi avete usato piegaciglia e avete pensato, bah, non fanno così tanto la differenza, oppure vorrei ma non riesco a usarlo perché mi pizzica, provate il piegaciglia di Refra. Ve lo dico. Anche qui vi lascio il link qua sotto. Poi, questa io l'ho comprata per caso. Avete presente per caso? Perché l'ho vista e ho detto, beh dai, prendila, la provi, con zero entusiasmo. In realtà per me è diventata tipo l'ossessione. E sto parlando della nuova palette di Anastasia Beverly Hills, Primrose. Lo so, vi do ragione, vista così dici... In realtà anche voi vi ho fatto vedere il trucco fatto con Primrose, tutta la palla, vi è piaciuto da pazzi. Oggi ho usato tutte le transizioni e il punto luce. È bellissima, pigmentata, scrivente, sfumabile, long lasting. Nonostante siano nude, sono nude particolari, hanno dei colori diversi. C'è Peony che è proprio un duochrome, bellissimo. Guardate Fire Opal, cioè abbiamo proprio una perla wow. È un nude svecchiato, è un nude inter... Dai, cioè, guardate qua che roba. Bella, mi piace da matti, la uso sempre, molto molto di più di quanto avrei mai pensato. L'unica cosa che faccio un po' fatica a usare è il secondo blush, quindi quello più scuro della palette, perché ho provato anche con pennelli molto molto fluffy, però è veramente molto scuro per me. L'unica cosa che riesco a fare per usarlo è mischiarlo a quello più chiaro. Oggi ho quello più chiaro e basta però. Comunque, top, fantastica, consigliatissima. Poi, un'altra super ossessione che ho, e lo sapete, che però in questo periodo paura si sia accentuata, e sono i blush rosa baby. Quei proprio quei rosa belli chiari, freddi, mi fanno impazzire. E quelli che proprio tengo qua fuori a vista perché tanto li pesco continuamente, sono sicuramente Bubble Please di MAC, bellissimo, lo avete visto anche nel mio video dei blush. Stupendo, meraviglioso, bellissimo. Oh, freddone intenso. Wow. Poi, Nymph di Illa Masca, state impazzendo a cercarlo, lo so, me lo avete mandato sold out in 20 secondi su Lookfantastic. Non vi preoccupate, torna in stock perché fa parte della gamma permanente. Bellissimo, questo ha ancora più bianco dentro. Bellissimi. Poi, ragazzi, l'ho ricomprato di recente perché mi sono ricordata che lo usavo un sacco anni fa e sono felicissima di averlo ricomprato. Ragazzi, non ci dimentichiamo il Down Boy di The Balm. Questo è stato il primogenito dei blush freddi. Questo ha un pelo più di mauve all'interno, ma lo rende anche più portabile. Bellissimo! Poi i blush di The Balm per me sono tra i più long lasting in assoluto in commercio. È bello, bello, stratificabile, effetto Bon Min. Bellissimo. Poi, assolutamente, questo regalo di una mia carissima amica, in realtà mi ha regalato tutta la collezione però. Questo è il MAC Cruella, Cruella Intention, ed è un duo
di blush illuminante, il blush del duo è uno dei più bei blush freddi che possiedo. E poi, se avete visto voi il film, a me non ha fatto entusiasmare. L'ho visto, sono a tre quarti e non ho ancora finito. Però voglio vedere come va a finire. È appena più acceso, ma una volta sfumato, wow, bellissimo, lo adoro. E poi Sigma, assolutamente ninfea. Adesso mi sa che hanno rifatto i pack, però comunque questo è un blush storico della gamma Sigma. Ultimo, ma non per importanza, ho comprato sia blush che bronzer di questa linea su Douglas e mi sono piaciuti da morire come texture perché sono super sottili, super sfumabili, ma molto pigmentati. Si chiama la linea Stage Color e questa è la linea Safari. Ho preso il bronzer e ho preso il blush. Oggi parliamo del blush rose ed è la perfezione. Tutto questo effetto craquelé tipo terra arsa al sole è bellissimo, meraviglioso, stupendo, meraviglioso. Quindi alcuni hanno più bianco dentro, altri meno, però insomma siamo in questa gamma di colore. Ossessione assoluta del periodo. Come una super ossessione del periodo, ma in realtà questa è l'ossessione della vita, perché loro sono il brand del mio cuore, Eterea Cosmesi, che tra l'altro fino al 15 ha gli sconti in corso, ragazzi, al 20% su tutto, tranne su di lui che è al 10%, quindi io direi facciamo un giro da Eterea. E questa è la novità, lo Sleep to Fix Serum, ragazzi, questo serum notte è la perfezione a livello di sviluppo e ricerca cosmetica, cioè qui parliamo di un prodotto incredibile. Texture lattiginosa, evanescente, non unge, si assorbe subito. Adesso vi dico qualcosa sull'inci, così svenite insieme a me. Allora, abbiamo Bakuchiol, sapete che lo adoro, alternativa naturale al retinolo, testato nell'efficacia ma senza gli effetti collaterali potenziali del retinolo. E tra l'altro aumenta anche la stimola la produzione endogena di collagene. Poi abbiamo acido lattobionico, acido ferulico che è un potentissimo antiradicalico, ceramidi, fermentati, peptidi, ialuronico a tre pesi molecolari, cica, elicrisio, cioè giusto Eterea mi fa queste cose, bravi. E dato che hanno i super sconti in corso e hanno creato anche la loro app, vi lascio tutto qua giù. Poi spostiamoci un attimo dal beauty, anche qua, è un segreto che è un'ossessione per gli orecchini. Ah no, capra! Secondo voi il Rosy Glow di Dior, il blush che mi ha fatto appassionare è Rosa Freddy? Se dovete partire da uno, Rosy Glow, tutta la vita, Rosy Glow forever. Ok, scusate, era sotto al prodotto, non l'ho visto. Andiamo avanti, dicevo, spostiamoci un attimo dal beauty e andiamo ad un'altra ossessione della quale voi siete super a conoscenza. Perché? La Julie nella vita, cioè io parli di mente alza persona tipo la Julia, ho tre ossessioni fondamentalmente. Il beauty, no, quattro. Vabbè, però il beauty comprende anche i profumi, quindi tre. Il beauty, profumi compresi, le felpe e gli orecchini. Sono le tre cose proprio che, anche se avessi più soldi, anche le borse designer mi fanno impazzire, ma non posso comprarle perché sennò dovrei fare molti meno video e comprare molte meno cose, quindi niente borse, ma adoro anche le borse. Però a parte questo. E gli orecchini li adoro, lo sapete, di ricerca particolari, ma un'ossessione da sempre, ma che in questo periodo si è riacutizzata, sono i cerchi. Io adoro gli U. Oh, ups, si chiamano ops. Non mi viene il nome. Comunque, i cerchi. Allora, vi faccio vedere un po' quelli che porto di più. Questi sono bellissimi, sapete, li ho anche in rosa, però li presi a una bancarella al mare anni fa, quindi ciaone. Ma vediamo un po' gli ultimi arrivi. Uno dei miei marchi, un marchio che diciamo non preferito, ma che adoro negli orecchini, è impronunciabile. Adesso vediamo se riesco a pronunciarlo. E chiedo scusa se qualcuno di voi parla tedesco, mi corregga, perché io non lo so proprio dire. Si chiama Liebeskind Berlin, Liebeskind, Liebeskind? Non lo so. Comunque si scrive così. Loran fanno questi cerchi che mi vedete addosso sempre, che sono il mezzo cerchio pieno. È bellissimo perché frontale è un cerchio e poi quando vi muovete è un mezzo cerchio. Mi chiedono tutti dove li ho presi. Bellissime. Poi, sempre di Liebeskind, ho preso questi che sono bellissimi perché volevo un cerchio argento medio, non troppo grosso. E questi hanno la placca col nome, col brand, che quindi si vede proprio come un cerchio lavorato, ma questa la potete togliere e lasciare il cerchio libero.
bellissimi. E gli ultimi che ho comprato sono stupendi, sono questi cerchi neri e lavorati. Guardate che belli, volevo proprio un orecchino nero. Wow, wow, wow. Poi trovo meravigliosi anche gli orecchini di Aldo, non tutti però, ma questi sono un doppio wow più IVA, ve lo dico. Hanno la parte tutta lavorata multicolor con l'inserto in gold e questi sono più grossi. Cioè fanno tutto loro, tu te li metti, anche questi me li avete già visti addosso. Fanno tutto loro, cioè la scena la fanno loro. Wow, bellissimi. Poi, questi sono di Topshop e sono carini perché cercavo un cerchio che avesse le catene un po' tipo antica Grecia. E ho preso questi, non li ho ancora indossati, però sono molto belli, secondo me. Anche se hanno il difetto di essere un po' fake. Avete preso, vi faccio vedere cosa intendo. Quando tu guardi questo dici, ah che bello, è oro. Quando guardi questo dici, ah è una patacca. Sembra quasi oro plastica. Non so spiegarvelo, forse lo capite meglio quando li avete davanti, però costano anche molto poco. E visto che volevo questo design, top. Poi, questi mi piacciono moltissimo ma hanno un difetto. Questi sono quelli di Asos, giusto? Quelli preso Asos, sì. Sono bellissimi perché hanno questo cerchio qua a punta con un cerchio più piccolo lavorato all'interno. Sono bellissimi. Hanno solo il difetto di essere pesanti, come molti orecchini Asos. Costano poco, ma sono un po' pesanti. Quindi non li metto quando li devo tenere su 10 ore. Però guardate che bello. Tu te lo metti, poi ti giri, c'è tutta la lavorazione. Super 80s. Bellissimi. Sempre da Asos, ma molto più sottili, cioè molto più leggeri, sono questi bellissimi maxi cerchi con le farfalline di tipo simili Swarovski. Guardate che belli. Danno una luce al viso. E ultimi, ma non per importanza perché li adoro, è questo cerchio scomposto. È praticamente un cerchio non cerchio, perché come vedete ha la forma di un cerchio, ma è come se avessero mal lavorato il metallo. E fa questo effetto addosso che io trovo bellissimo, è super particolare, super diverso, mi piacciono tantissimo. Bene, questi sono un po' i miei cerchi del periodo. Poi... Allora, sapete che da un po' che va avanti l'ossessione dei verdi, ma in questo periodo mi sono spostata alla mania dei verdi matita. Quindi tipo trucco come oggi, poi la matita rima interna e rima interna, no, e rima esterna inferiore. E queste tre sono quelle che sto usando un po' di più, ok? Adoro le matite verde oliva, così, matte, mi fanno impazzire. Tipo Killer Liner di Too Faced nel colore Killer Camo, che è quella che ho oggi, è un bellissimo verde, ha solo il difetto di essere molto cerosa, quindi va bene se non vuoi avere delle linee nette tipo col flick, se invece la vuoi sfumata va bene, ed è super long lasting una volta che si fissa, e questo verde è da scaravoltarsi. Poi, Maybelline Lasting Drama Carbon Matte in Jade Olive, questa è un po' più scura, ma è bellissima anche lei, proprio un verde oliva scuro. E ultima, ma non per importanza perché è una bomba e costa niente, è quella di Essence che si chiama Olive You. Guardate che bella quella di Essence, è praticamente sono tre gradazioni dello stesso verde oliva ed è bellissima. E sapete che le matite di Essence sono ottime. Guardate che bella quella di Essence, wow. E sicuramente altra ossessione del periodo è questo ombretto di MAC. Cioè, lo uso sempre, io adoro MAC, ed è il Natural Wilderness dei Satin. È tipo un verde oliva e fango tutto insieme, quello che ho messo sulla palpebra mobile. Io non ho in nessuna palette, in nessuna collezione un colore come questo. Stupendo, mi piace su tutta la palpebra e ciao, fatto. Poi, sapete la mia adorazione per i convertible color di Stila. Alcuni di voi mi hanno detto nei commenti, quando li abbiamo usati insieme, è il blush che tu hai indossato che ti sta meglio in assoluto, non questo colore ma questa formula. Vi ho preso un colore a caso, questo è Petunia, che è molto acceso. Sono Lip and Cheek, ma a me piacciono molto sulle guance perché hanno un effetto quasi tridimensionale, bellissimo. Beh ragazzi, non sono mica uscite per Natale le due palette code con quattro colori ciascuno, tra cui shade esclusive. Le ho ordinate nell'istante in cui le ho viste. Qui ad esempio abbiamo Lilium, Petunia, Gerbera e Patina. Sono piccoli ma facilissimi da prendere, cioè, nel senso, facciamolo adesso live. Prendiamo questo, prendo la mia sponge. Oh, avevo abbastanza blush, però vabbè.
E qui avete praticamente per provare la formula quattro colori insieme, cioè possiamo adorare, adoriamo, non ti sporcare che mi piaci tutto bello pulitino, fai il bravo. Bellissimi. E l'altro quad che ho preso è quello con i colori un po' più scuri, ma che per me va bene lo stesso. Qua abbiamo rose, fucsia, gladiola e beso. Bellissimi anche loro, belli accesi, non saturi come li vedete qua, quindi molto più gestibili. Secondo me hanno fatto un'uscita geniale perché è un loro prodotto famosissimo, magari non molto in Italia, però all'estero sì, e fare i code così l'ho trovato geniale. Poi, ossessione assoluta, la linea Glowish di Huda Beauty, in particolare bronzer e blush, e il bronzer dovendo scegliere. L'unica cosa che non ho capito ancora molto è la cipria, ma ne parleremo. Comunque, il Soft Radiance Bronzing Powder, wow. Cioè, lo uso tutti i giorni praticamente. A volte uso il light, a volte uso il medium. Oggi ho sul light perché volevo un effetto più morbido. Ha una formula stupenda. Fusionale sul viso, sembra quasi crema. Non vedete la polvere, è qualcosa di molto innovativo anche a livello di texture. Eccezionale. Assolutamente ossessione del periodo. Poi, matitoni occhi matte. Sono tornata ai matitoni e soprattutto ai matitoni matte. Guardate questi due nuovi di Revlon che ho preso, che belli. Questo si chiama Sierra e questo si chiama Truffle. Guardate Sierra la bellezza quando vuoi fare un trucco caldo. È tipo un color ruggine. Oh, bello! Poi questo qua invece è Truffle, che ha un marrone scuro meraviglioso, freddo, quasi con del melanzana. Poi, questi sono quelli che mi sono tenuta fuori, quindi uso un po' di più. Assolutamente bellissimi i nuovi di Chanel, erano anche nei top del mese. Khaki, maroon e beige. E quello che uso di più è il contour beige. È proprio il colore perfetto. Sono bellissimi, facilissimi da sfumare. Adoro. Poi, assolutamente la bellezza di Cinnamon di Bobbi Brown. L'ho comprato dopo aver visto uno swatch su Google per caso perché cercavo dei nuovi matitoni matte da comprare. L'ho ordinato subito, guardatelo. È tipo il mio colore fatto a un matitone, fatto in matitone. E quando lo sfumi viene fuori la sua componente calda, ti fa smoky in un secondo. È wow, wow. Ovviamente adoro i matitoni matte di Nudestix, sapete la mia adorazione totale. Per Nudestix, Terra e Fig sono quelli che uso di più, ma ne ho tanti. Guardate che bello Terra, è proprio un color nude che va a bordare la palpebra in modo semplice o perfetto come base, mentre Fig è bellissimo perché ha una componente proprio violacea, no? A tutti gli effetti, è un marrone violaceo, mauve, e quando lo sfumi viene fuori proprio il marrone mauve, è molto particolare, bellissimi. E ultimo, ma non per importanza, anche questo low cost, ho preso uno matitone di Colourpop. Io ho un sacco di cose di Colourpop, ordino sempre, pago sempre la dogana. Fatemi sapere se volete magari una live su Instagram tutta su Colourpop. E questo qua è Coffee Shop. L'ho comprato perché ho visto il video di una ragazza che lo usava, ci bordava l'occhio e faceva il fic. Mi sono innamorata, guardate. È tipo un prugna melanzana meraviglioso. Sono molto piccolini, sembrano mini size, ma in realtà no, è full size. Però costano anche poco. Cioè, guardate. Adesso sto cercando, anzi, se ce l'avete da consigliarmi, ditemelo, un matitone matte verde oliva. Non shimmer, verde oliva. Tipo colori delle matite, così ma matitone matte. Se lo sapete, indicatemelo. O se conoscete degli ottimi matitoni matte, che non siano tra questi, che non siano Kiko perché li conosco, consigliatemeli. Poi, ossessione del periodo recente, ma ottima. Abbiamo aperto insieme il calendario dell'avvento di Maybelline. A me è piaciuto moltissimo e ho scoperto questa combo, il Lash Sensational Primer con il Lash Sensational Full Fun Effect in Very Black. È quello che ho su, cioè guardate, tipo la triade perfetta è piegaciglia refra e poi questi due, che è quello che ho fatto. Cioè io quando guardo in basso le ciglia mi toccano la piega, cosa che io me lo sogno, ok? Io un effetto del genere, cioè sono scioccata, fantastico. Questa è un'ossessione perché, allora, da quando ho visto questo prodotto nei video di ragazze straniere, ho controllato il sito di Hermès tutti i giorni per più di 2 mesi, ve lo giuro. Tutti i giorni guardavo se c'era, se era arrivato. E finalmente l'altro giorno c'era, sono impazzita. In realtà doveva esserci anche il pennello viso, ma non c'è. Peccato perché era bellissimo. Comunque,
Sto parlando dell'highlighter in limited edition Hermès. È necessario spendere una cifra del genere per avere un buon illuminante? No. È necessario per forza comprare i prodotti di Hermès per avere un prodotto figo? No. Ok? Sto parlando di una cosa che desideravo io, perché io adoro i blush di Hermès, li trovo eccezionali, ma l'illuminante riprende perfettamente il logo che voi vedete sul pack. È esattamente quello che voi avete nell'illuminante. È l'illuminante che ho su in questo momento, ma poi ci ho dato sulla cipria, quindi non si vede più. È un gold molto sottile, molto naturale se volete, ma presente, molto bello secondo me anche su pelle matura e ha una sfumatura quasi pescata quando, cioè è oro, però viene fuori quasi un riflesso pesca quando lo sfumi. Lo desideravo un sacco, anche perché le recensioni ne parlavano veramente benissimo e quindi, vabbè, non lo vedo comunque. Lo volevo e sono felice perché era proprio un'ossessione. Ultimo, ma non per importanza, è un profumo. In realtà sto mentendo perché io sono ossessionata da un sacco di profumi. Ad esempio, adesso c'è il nuovo che si chiama Oriana di Parfum de Marly, che wow! Però questo profumo è abbastanza low cost per essere un profumo con quegli ml e mi piace da pazzi. Cioè, io in un mese, considerate che io avrò 200 profumi, ne ho finito un dito. Cioè, per farvi capire quanto lo uso, nonostante possa, cioè ho un'ampia scelta. Questo è di Boucheron Paris, marca che io non conoscevo, e questo è Quatre. Quatre? Come si dice? Quattro? Quatre? Comunque, questo qua è Absolue de Nuit, cioè è. Perché è delicato ma avvolgente allo stesso tempo. Infatti per me si può usare tranquillamente anche di giorno, cosa che faccio. Ha un fondo di vaniglia e fava tonka, lo senti, però è contaminato da qualcosa di un pochettino più sfuggente e intenso. Sa di qualcosa di un po' di non so come dirvelo, perché è dolce ma è sexy, è avvolgente, richiama la notte ma non è sfacciato. È buonissimo per me. Queste sono sicuramente le ossessioni del periodo, devo dire, con calendari dell'avvento on top. Voglio sapere le vostre, mi raccomando, scrivetemele nei commenti e consigliatemi dei mattitoni matte se li sapete. E ho dimenticato un prodotto perché andavo di fretta, perché non voglio farvi il video troppo lungo. Quindi, l'altra ossessione è questa! I rossetti di Citizen Cosmetics. Beccati per caso, ne ho comprato uno, poi due, poi un altro. È quello che uso anche in questo momento. So che è un colore molto particolare, ma a me piace da pazzi e si chiama Kuala Lumpur. Da un lato avete il rossetto matte con un effetto velluto pazzesco, cioè coprenza, effetto uniforme, sembra quasi un balsamo matte. E dall'altro lato avete il gloss in tono di colore, come ho fatto io. Un gloss che non sposta il rossetto e che non esce dai bordi. E questi, il concept dell'azienda è proprio valorizzare tutte le persone, tutte le etnie, e quindi sono divisi per sottotono, per intensità di pelle, eccetera. Poi io li scelgo random, però veramente per qualsiasi colore di pelle abbiate, qualsiasi sottotono abbiate, proprio trovate tutto, rosati, neutre, eccetera. Io ho preso Koh Samui che mi fa impazzire, bellissimo, freddissimo, un rosa freddissimo. Poi ho preso, vabbè, Kuala Lumpur che l'avete già visto, Lahore che forse è il mio preferito di tutti, che è proprio il nude giuliato ma un po' più freddo. E poi ho preso Istanbul che è bellissimo, anche Istanbul, che vi mostro, che invece è proprio il nude rosato. Vedete, sono tutti nude i loro rossetti, però con varie intensità tonali, dal chiarissimissimo allo scurissimo. Belli, poi bella la formula. E tanto che c'ero, ho preso anche una delle loro matite labbra, che si chiamano Lip Stroke, e io ho preso CHAAR, Charles, che è quella che ho messo come bordatura. Queste matite labbra sono eccezionali, peccato che hanno pochi colori. Guardate quanto è cremosa e scrivente. Wow. Bene, queste sono sicuramente le ossessioni e adesso le avete viste tutte. Io vi mando un bacione grandissimo, vi auguro una splendida giornata.